Maurizio Lodigiani, consigliere della UC Pessano. Oggi la società si è riunita qui a Labox per festeggiare, diciamo, la fine di una stagione 2016 che ha regalato comunque soddisfazioni sia da un punto di vista dell'attività agonistica che di quella organizzativa, ma soprattutto per presentare le nuove squadre, tanti ragazzi, diverse squadre, se ce le vuole presentare. Bene, dunque sono circa 20 atleti, più o meno come tutti gli anni. Noi viaggiamo dai 15 ai 30 atleti, quest'anno sono una ventina, divisi nelle tre categorie: giovanissimi, esordienti e allievi. Abbiamo 8-9 giovanissimi, un 4-5 esordienti e un 4-5 allievi. Tre categorie. Non andiamo oltre perché noi vogliamo sempre, è una scelta della società, puntare verso i giovani. Un lavoro rivolto ai giovani che va avanti da diverse stagioni, e abbiamo sentito anche prima dalla presentazione ufficiale, diciamo così, della squadra, ci sono anche degli obiettivi importanti per portare avanti quella che è la storia prestigiosa di questa società. Beh, le stagioni ormai sono 42, noi abbiamo prima letto una storia del Pessano, dell'UC Pessano, che abbiamo depositato in Federazione Ciclismo, perché noi puntiamo al 50esimo fra 8 anni, è ambizioso ma ce la faremo. Diciamo che gli obiettivi sono quelli di ogni anno, sempre migliorabili. Partiremo con i primi di giugno con la gara dei esordienti allievi, partiremo qui dalla box che ci ospita qui a Pessano, e a fine giugno ci sarà la gara dei giovanissimi nella pista che noi speriamo di poter gestire nel prossimo futuro, e poi sempre l'ultima sabato di agosto la gara più importante, che è quella per Elite Under 23, gara internazionale, la Pessano Roncola, che è giunta ormai al 35esimo anno di vita. L'occasione di festeggiare, ma anche l'occasione di dire grazie al termine di una stagione che finisce e di un'altra che comincia. Vediamo qui un ambiente molto familiare, tante famiglie, tanti genitori, tanti collaboratori che penso la società voglia ringraziare per quello che fanno. Giusto, e tanti sponsor, perché abbiamo la fortuna che il paese ci segue da tanti anni, gli sponsor sono più di 30, anche chi ci dà pochi euro è uno sponsor, ci sono i major sponsor chiaramente, ma le famiglie, i volontari, come tanti che avevano i ragazzi che correvano 6, 7, 10 anni fa ma che rimangono nella società, qui li facciamo giocare e vorremmo insegnargli la fatica del ciclismo, scuola di vita sicuramente. E questo è sicuramente un lavoro, un compito e un obiettivo importante. Abbiamo detto a lungo termine si pensa al traguardo dei 50 anni di attività, il sogno dell'UC Pessano, l'obiettivo di su questo cammino di avvicinamento verso il 50esimo qual è? Beh, il sogno è un sogno, abbiamo presentato la nostra atleta Gemma, quella che tanti anni fa, negli anni ormai nel secolo scorso, vinse 2 volte, cresciuta con noi, il mondiale juniores su pista in Italia e in Australia, Roberta Passoni. Non è che bisogna per forza arrivare fino a lì, però bisogna sempre alzare l'asticella, quindi nel ciclismo e nella vita avere un altro campione del mondo nel futuro, perché no?